Prevenire è meglio che curare, frase nota, notissima ai più in ascolto, ci ricorda ovviamente qualcosa che riguarda i denti e non possiamo dire cosa. E non è un caso perché siamo proprio in ambito odontoiatrico oggi, ma perché prevenire è meglio che curare? Perché siamo in ambito odontoiatrico ma a livello pediatrico e scopriremo tante cose interessanti che ovviamente sono sotto la responsabilità dei genitori. Ne parleremo con un'esperta del tema, un odontoiatra specializzata proprio in odontoiatria pediatrica, la dottoressa Francesca Ragazzoni. Dottoressa, benvenuta. Salve a tutti, ciao, grazie per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato. Allora, come detto, i bambini e i denti, quanti luoghi comuni da sfatare, quanti errori comportamentali che i genitori fanno? Tanto. Beh, sì, molti. Devo dire che da quando sono entrata in questo ambito, diciamo che la comunicazione però ci ha aiutato molto anche per informare i genitori su come è meglio agire per il bene dei propri figli. Esatto, perché sfatiamo anzitutto dei miti che sono un po' insomma, quelli che ci accompagnano. I denti da latte, i denti da latte poi cadranno, sì, li lavi, però non è grave, importante sono poi i denti veri, ma le buone abitudini si prendono sul nascere, Esatto, le no? buone abitudini andrebbero prese da subito perché in realtà i denti si lavano a partire dal primo dentino che nasce intorno ai 6-12 mesi, quindi diciamo che l'abitudine di lavarsi i denti a casa la dovremmo avere da subito e devono essere proprio i nostri genitori a insegnarci questa routine quotidiana. Esattamente, quindi è proprio dei genitori l'inizio, l'imprinting del lavaggio, perché primo dentino stiamo parlando di un Esatto, neonato. sì, sono loro che devono seguire i propri figli fino a circa gli 8-9 anni, insomma, poi quando diventano indipendenti si possono lasciare da soli. Esattamente. E ci sono cose che a volte noi come genitori non sappiamo, perché i bimbi poi sono piccoli, magari neanche loro lo sanno, non ti parlano, ma sono frequenti, anzitutto le carie sui Sì, denti da latte, che fanno male. esatto, molte volte si dice tanto un dente a latte e poi cade, aspettiamo il dente permanente, invece in realtà i denti da latte fanno male, tante volte vengono delle infezioni, si gonfia la guancia, insomma perché i denti da latte sono fatti poi per anatomia, così come quelli permanenti, quindi Sono danno denti, dolore, esatto, sono sono denti denti veri. e quindi vanno trattati come tali, anche perché hanno un'importanza nello sviluppo della bocca, nel parlare, sono anche una guida per i denti permanenti, quindi se si perde prima il dente da latte a causa di una carie, poi ci saranno delle ripercussioni poi sullo sviluppo della bocca, appunto. Esattamente, concentriamoci proprio su questo perché sicuramente è una cosa interessante per tutti i genitori in ascolto, perché uno ovviamente non lo sa quanto è importante anzitutto la chiusura dei denti, che poi va a incidere su tanti aspetti, dalla postura, la pronuncia delle parole, la Esatto. masticazione. Esatto, quello che noi andiamo a vedere durante le nostre visite sono sia ovviamente la presenza di carie, quindi l'igiene orale e tutto quanto, ma anche come incastrano i denti, cioè come incastrano i denti arcata superiore con quella inferiore. Ed è importante poi se c'è bisogno di iniziare una terapia per andare a correggere l'occlusione, di farlo nel giusto timing, perché quando si è piccoli si può agire sia sui denti, ma anche sulle ossa che devono nascere e crescere in equilibrio. Quindi il mascellare superiore con la mandibola devono essere un buon incastro. Esatto, e invece però questo lo sappiamo, che prima si agisce diciamo, sullo spostamento di denti e osso e più questo ha un effetto, anzitutto duraturo, ma poi è Risolutivo. risolutivo, Eh esattamente. sì. Come dicevo, il timing è fondamentale perché più si è grandi, più le ossa sono ormai formate, ormai mature e quindi si può lavorare solamente sull'inclinazione dei denti, mentre più si è piccoli, più l'osso è giovane, è morbido e quindi si hanno risultati sicuramente migliori. E vorrei in base a questo riflettere su una cosa che poi riscontriamo spesso. Per esempio, il ciuccio porta una modificazione del Sì, palato che può esatto. dare poi delle problematiche, delle difficoltà proprio sulla pronuncia di alcune parole. E Sì. quando si arriva in età scolare, questa difficoltà di pronuncia viene sondata anzitutto
tutto come un, come dire, un disturbo di apprendimento, può essere una dislessia, eccetera, quando invece magari è proprio una conformazione del palato che impedisce una giusta pronuncia. E questa è cosa a cui, insomma, ai nostri ascoltatori far riflettere, perché questo proprio non lo possiamo sapere come banali utenti. Esatto, diciamo che il ciuccio porta una malocclusione che si chiama morso aperto, quindi una vera beanza nella parte anteriore della bocca. Il bambino ha denti stretti e non riesce a chiudere gli incisivi superiori con quelli inferiori, quindi ovviamente si infila la lingua e quindi si hanno difficoltà poi magari a dire la S o a dire alcune paroline, si respira con la bocca, quindi anche a livello respiratorio non è proprio, ecco, il massimo respirare esclusivamente con la bocca. E poi si hanno poi tutta una serie di alterazioni sull'apparato appunto stomatologico. Esatto, quindi a questo punto diciamo, quando è proprio, cioè le linee guida per esempio sulla salute, quando indicano il momento in cui proprio bisognerebbe fare una visita dal dentista? Allora, secondo le linee guida ministeriali del Ministero della Salute, quindi la prima visita per un bambino deve essere fatta tra i 18 e i 24 mesi di vita. Ricordo che la visita è un momento di controllo, quindi si vanno a vedere le labbra, se ci sono i denti, i frenuli, la lingua, la respirazione, ma è anche un momento di conoscenza in cui il bambino più piccolo, più grande, conosce lo studio, conosce il professionista, il genitore capisce se appunto si può fidare del professionista, se si trova bene nello studio, andiamo a insegnare quali sono gli strumenti che si usano dal dentista e andiamo poi a istruire i genitori sull'igiene orale domiciliare. Esattamente, e anche perché qui solleviamo un'altra questione importante legata al dentista, che da adulti facciamo sempre un po' fatica ad andare dal dentista perché c'è una paura insomma quasi ancestrale alla base, che sta sul, insomma, risiede nel fatto che poi noi andiamo dal dentista quando siamo in condizioni terribili, esatto. Il dolore non ci lascia, e quindi il dentista è sempre un pensiero di terrore, esatto. Mentre invece imparare la figura proprio come una figura di controllo, come per una donna a un certo punto sarà il ginecologo, no? Non si può avere paura nella vita di un ginecologo perché è una figura importantissima. Il dentista diventa una figura d'accompagno perché i denti, se curati, e poi i problemi non dovrebbero darvi. Esatto, sì, il fatto di fare una visita così precoce per poi andare a evitare che i bambini conoscano noi professionisti nel momento del bisogno, quindi quando loro già hanno dolore, quindi come facciamo noi aiutarli? Quindi questo è importante, è un messaggio importante da rivolgere ai genitori. Esatto. Non portate vostro figlio solamente dopo un trauma o dopo un'infezione, portatelo semplicemente per conoscere la struttura, i professionisti, per conoscere il dentista, come si va dal pediatra, si va dal dentista pediatrico. Esatto, ma anche appunto perché ci sono tante condizioni che da genitori non sappiamo valutare e che invece possono essere un inciampo per i nostri figli. Quindi comunque da tutti e due i punti di vista è una buona abitudine quella di portare i bimbi dal dentista. Ora, io ovviamente immagino che molti avranno tante domande, quindi vi rimando alla mail della dottoressa Ragazzoni, francescamaria.ragazzoni@gmail.com, per qualunque domanda aggiuntiva. Vedete anche i riferimenti di contatto nel banner. E dottoressa, la ringrazio per questo intervento. Grazie, perché è molto utile per i nostri ascoltatori. Magari potremmo nel tempo andare ad affrontare qualche altro approfondimento su tema. Appunto analoghi. A disposizione. Di nuovo la ringrazio, salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Un saluto.